la nostra palestra scolastica, dove organizziamo tutte le attività scolastiche e dove da anni è aperto un progetto motore, dove il nostro intento è quello di dare un'alfabetizzazione motore a tutti i bambini, in modo tale che dopo questo percorso motore che si inizia, hanno una visione abbastanta aperta di sport che li proponiamo. Infatti, come progetto della scuola extra scolastico, noi facciamo ginnastica di base, ginnastica artistica, obiettivi, canottaggio e basket. Inoltre abbiamo la collaborazione con questa scuola di società esterne che ci danno supporto e tecnico per altri sport. Quest'anno abbiamo una società di basket che si chiama la Disnuda. Abbiamo pallavolo, volley, taekwondo e quindi tutta la settimana i nostri alunni hanno la possibilità di scegliere uno sport e sono occupati per un'ora a settimana. Allora, l'intento è quello di dare un approccio, una conoscenza di vari sport e poi uno per la cooperazione successiva. Siamo impegnati in varie attività anche di manifestazioni esterne, infatti. Con i nostri alunni quest'anno siamo andati a un meeting nazionale a Venezia, dove abbiamo fatto una gara nazionale di hockey. È stata una bella esperienza perché i bambini nella scuola elementare, nella scuola primaria, hanno visto cos'è lo sport a certi livelli, hanno partecipato con entusiasmo. Inoltre abbiamo un programma sempre con un gruppo sportivo, un progetto che sciava, dove gli alunni si avvicineranno a una disciplina che per noi diventa poco praticabile per una questione geografica. Infatti porteremo in provincia di Napoli, porteremo a sperimentare uno sport con lo sci e staremo 3-4 giorni con questo bambino. Quindi a livello motore la nostra scuola è molto attenta allo sport e al benessere, perché come sappiamo lo sport, oltre a un benessere fisico, c'è anche un benessere, un veicolo per socializzare i bambini, per stare insieme. Nient'altro. Oggi c'erano i bambini un po' dei nostri progetti, sono pochini, però alcuni si stanno cimentando con un vogatore, che è un attrezzo propedeutico per entrare in acqua. Infatti questi bambini inizialmente stanno provando l'attrezzo fuori dall'ambiente si cimenteranno anche ad entrare in acqua con le barche. Allora, quindi tutto si sta esercitando al motorone? Sì, ho detto, fate vedere come siete. Ieri hanno fatto anche, sono andato a partecipare a una manifestazione. Va bene, grazie. Allora noi ci spostiamo.